Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Dennis Terminator, con noi c'è Illuminario Bella raga. e oggi siamo in questo video per mostrarvi 10 tipi di armi più forti sul gioco di Warframe. La prima arma che vi mostro è la Galatin Prime, arma Prime Orokin, ottenibile solo dalla maestria 13 in su. Un gran peccato perché quest'arma è molto forte, utile nel PvE, molto critico, molto buona, molta velocità di tutto, scarsa però nel PvP, il peccato questo. Seconda arma più forte del gioco, Dual Kamas Prime, arma molto forte, sbloccabile dalla maestria 6 in su credo. Arma molto buona per il critico, il peccato è che questa arma è utile per il PvP ma negata per il PvE, il peccato è questo, ma molto forte lo stesso. La terza arma è la Nikana Prime, molto forte, molto taglio, io ve la consiglio anche come velocità ma anche come probabilità di critico, anche molto effetto, io ve la consiglio molto, utile per tutti e due, sia PvE che PvP, un po' più scarsa nel PvP ma è sempre eccezionale. Ora continuiamo con le secondarie, cioè le Astiletto Prime, armi molto forti, difficili da dropparle. Molto raro il drop, molto veloci, molto buone direi. Anche molto rate di fuoco direi. Molto effetto, molto di tutto. Utilissime nel PvP, ma anche nel PvE. Io ve le consiglio, sono le migliori armi che utili. Come seconda arma secondaria sono le Atlex Prime. Molto buono il suo rate di fuoco. Molto effetto, il problema è che è molto lente a caricare. Arma molto forte sia nel PvE e nel PvP. Io ve le consiglio, il peccato è che non credo che si possano più costruire se non sbaglio perché le reliquie si prendevano solo tramite Baro Fitir. Come terza arma secondaria, ecco a voi il Viper Madlock. Arma molto buona, soprattutto per la probabilità di critico ed effetto, veloce a ricaricare, tutto molto spettacolare, utile nel PvP ma soprattutto anche nel PvE, io ve la consiglio, il problema è che si sblocca a maestria 6 tramite le associazioni, costa sui 20-30 TL, però io ve la consiglio. E continuiamo con le armi primarie. Come prima arma primaria, naturalmente, in gioco di parole, il Sinoid Simulor, molto buono, poca probabilità di critico, poco effetto, però non c'entra niente. Questa arma si può sbloccare solamente tramite le associazioni Cephalon, sì, Cephalon Suda. Arma molto forte nel PvE, ma nel PvP scarsissima. Come seconda arma delle armi primarie, ecco a voi il Soma Prime, molto critico, probabilità di critico naturalmente, poco effetto, caricatore 200 ed è anche molto, ci mette un po' a caricare, però arma molto utile, soprattutto se gli aumentate il rate di fuoco e il critico. Il problema è che non si può più droppare da 4 mesi, quindi costa all'incirca 200 PL in senso completo. Buono sia per PvP che PvE, secondo me per il PvP che shocka in 2 secondi. Arma molto consigliata. Ecco a voi la ultima arma primaria, il Dex Sybaris. Arma molto forte, soprattutto per il probabilità di critico e la ricarica. Arma ottenibile solo una volta l'anno tramite il dono di Lotus, altrimenti anche il Sybaris normale forte all'incirca uguale, però è meglio il Dex Sybaris, peccato ottenibile solo una volta l'anno. Arma molto forte per il PvP ma anche per il PvE consigliata. Con voi l'arma più forte del gioco, cioè il Tigris Prime, arma ottenibile da una maestria 13 in su. Probabilità di critico pochissima, molto effetto, molta velocità di ricarica. Il problema è che c'è solo 2 munizioni. Arma che può saltare dai livelli 80 in su, molto utile, io ve la consiglio, però dovrete livellare un botto per questa arma.
Ragazzi, questo è stato il video sulle 10 armi più forti del gioco. Naturalmente 3 primarie, 3 secondarie, 3 corpo a corpo e infine l'ultima che è sempre una primaria, però c'è un po' fanno cercare. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di lasciare un pollice in su e di iscrivervi al canale perché non è ancora iscritto. Commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!